L'Arlecchino per me oggi è qualcosa di difficilmente descrivibile, perché sta fra il passato e invece una speranza di futuro. Quello che è per me Arlecchino oggi è essenzialmente lo stupore di ritrovarmi ancora qui con questi vecchi compagni di avventure a fare l'Arlecchino, a provare l'Arlecchino. L'Arlecchino è nato dopo una grande guerra che ha devastato l'Europa. E oggi recitare Arlecchino pensando che nel cuore dell'Europa c'è una nuova guerra, un'altra guerra che divide, ancora di più fa percepire il valore di uno spettacolo come l'Arlecchino. Perché non c'è un altro spettacolo che come questo in passato ha superato tutte le barriere culturali, linguistiche, e ne abbiamo un terribile bisogno. Perché c'è un ponte, un altro ponte, là! Non si può sbagliare! L'intuizione di Strehler di creare una compagnia di giovani che potesse lanciare questo spettacolo nel futuro ha funzionato. Perché dall'87 a oggi ci sono delle persone che hanno recitato in tutto il mondo questo spettacolo insieme a Ferruccio. Oggi, ancora, incredibilmente, questi che erano dei ragazzi nell'87 recitano questo spettacolo con quella radice ininterrotta. È sempre con emozione che si rivede l'Arlecchino sulla scena. L'emozione di chi lo ha già visto e torna a vederlo, e l'emozione di vedere dei bambini, dei ragazzini che si trovano di fronte a questo universo assolutamente inedito per loro, eppure incredibilmente vicinissimo alla loro sensibilità, che è la sensibilità del gioco. Arlecchino è l'uomo comune che si trova a essere ingranaggio in un meccanismo molto più grande di lui. Quel meccanismo teatrale che Goldoni concepisce di questo servitore che per campare è costretto a barcamenarsi tra due padroni o tra due bandiere, tra due posizioni, pur di sopravvivere, è qualcosa che ci riguarda profondamente tutti. Oh bella! Tiene tanti che cerca un padrone e mi glielo trovano! Ma come da fare? E tutti dono li può da rosse? No! E perché no? O non sai neanche a me cosa servono i due padroni? Ma gli hanno due salari? E magari al doppio! Da la bellezza è che Arlecchino vince la sua lotta per la sopravvivenza con la gioia infantile. Adesso ho la mancina percussita! Oggi recitare con la maschera vuol dire impadronirsi e adoperare i colori dei maestri antichi, i fatti di gestualità, fatti di voce, fatti di ritmo, fatti di un certo tipo di relazione scenica tra i personaggi, di un certo tipo di relazione scenica con il pubblico, che sono ancora elementi fondamentali per, come dire, la formazione teatrale. Il fatto che questa maschera porti con sé un volto che non è un volto fa sì che sia possibile proiettare il volto di qualunque sfruttato e oppresso della terra. E la parte davvero più misteriosa è proprio il travestimento comico che questa figura eterna del servo nasconde. Permesso?
chi è? Amici! Avanti! Grazie! Me l'ho inviata ad un amico di Genova perché poi di là la trasmettesse a Venezia. Se il maestro venisse così, me lo trovassi davanti, cosa che a volte succede in sogno, e mi dicesse: Stefano, come va lo spettacolo? Io gli direi sicuramente va, c'è ancora maestro lo spettacolo, riusciamo a portarlo in scena ancora, come possiamo, al meglio di quello che possiamo, sempre, come ci ha insegnato, ben sapendo che si può fare sempre meglio, che questa ricerca di qualità non è mai finita. Quindi gli direi: maestro, chiedo venia per tutto quello che non riusciamo a fare. Allo stesso tempo direi: maestro, grande orgoglio per tutto quello che riusciamo insieme ancora a fare.